Anna Lucia Cecere uccise Nada Cella per futili motivi. Dopo 2 anni di scrupolosi accertamenti, la Procura di Genova ha gettato luce sull'omicidio di Nada Cella, avvenuto il 6 maggio 1996 a Chiavari, Genova. Nel mirino degli inquirenti figura l'ex insegnante Cecere, ora 59enne, che attualmente risiede a Boves, Cuneo. Le accuse nei suoi confronti sono estremamente gravi: omicidio volontario aggravato da motivazioni futili. Secondo l'ipotesi degli investigatori, l'ex maestra avrebbe assassinato Nada perché desiderava sia il suo posto di lavoro come segretaria nello studio del commercialista Marco Soracco, sia il suo affetto. Pare che la Cecere si fosse invaghita di Soracco, ma le sue attenzioni non venivano ricambiate. La procura ha ufficialmente concluso le indagini, notificando alla Cecere l'avviso di conclusione dell'indagine preliminare, passo che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio. L'ex insegnante, rappresentata dall'avvocato Giovanni Roffo, ha ora 20 giorni per richiedere di essere interrogata. Dopo la scadenza dei termini stabiliti, i pubblici ministeri decideranno se presentare una richiesta di processo. In questa vicenda giudiziaria sono coinvolti anche Marco Soracco e sua madre, Marisa Bacchioni. Entrambi sono accusati di aver ostacolato le indagini basate sui nuovi rilievi effettuati e i pubblici ministeri li hanno incriminati per falsa testimonianza davanti all'autorità giudiziaria e favoreggiamento. La riapertura del caso è stata promossa dalla criminologa Antonella Pesce Delfino e dall'avvocato Sabrina Franzone. Un contributo fondamentale è giunto da una testimonianza di una donna che ha affermato di aver visto la Cecere lasciare la scena in motorino la mattina dell'omicidio. Soracco ha dichiarato di averla vista anche lui, ma non lo ha riferito alle autorità investigative. Anche senza una conferma tramite test del DNA, gli investigatori ritengono di disporre di elementi sufficienti per incriminare la Cecere. La donna proclama la sua innocenza. Nella recente indagine, tra gli oggetti esaminati, ci sono stati anche alcuni bottoni rinvenuti presso la residenza dell'indagata. Questi bottoni corrispondono in modo identico a uno trovato sulla scena del crimine. La Cecere si offrì per sostituire Nada poche ore dopo il delitto, ha dichiarato Soracco in una conversazione su un noto sito di informazioni liguri. Ha precisato Soracco: ovviamente non prendemmo in considerazione la richiesta dato il momento. Oltretutto non aveva le competenze per sostituire Nada, poiché non aveva studiato ragioneria e svolto solo lavori di pulizia. Io non ho coperto il colpevole e non ho fatto avanza a quelle donne. Non so perché Anna Lucia avrebbe ucciso Nada. Non trovo un movente, ma se entriamo nell'ambito della pazzia, tutto è possibile. All'epoca, l'indagine aveva coinvolto la Cecere, ma la sua posizione era stata archiviata, nonostante 2 testimoni affermassero di averla vista uscire dall'edificio del commercialista in orari che concordavano con il momento del delitto. Alcuni di questi testimoni persino menzionarono che aveva una mano insanguinata. Sorprendentemente, tali testimonianze non sono state prese in considerazione né allora né successivamente. La criminologa Antonella Pesce Delfino e l'avvocato Sabrina Franzone hanno riesaminato gli atti dell'indagine originale e scoperto particolari che erano stati sottovalutati all'epoca. Un esempio è il caso dei bottoni. Tuttavia, in un verbale di sequestro redatto 22 giorni dopo l'omicidio, i carabinieri avevano annotato: «Abbiamo proceduto al sequestro dei bottoni, rinvenuti presso l'abitazione della nominata in oggetto, la Cecere. Si trovavano all'interno di uno dei cassetti. Si è proceduto al sequestro poiché si ritiene che siano pertinenti al reato per il quale si indaga. Inoltre, l'interessata non forniva giustificate motivazioni circa la provenienza degli stessi, riferendo solamente che erano stati prelevati da una giacca che si era logorata. Nada aveva lavorato per Soracco per un certo periodo, ma non aveva una buona opinione di lui e stava pensando di cambiare lavoro. Era il 6 maggio 1996, un lunedì. Dopo aver accompagnato sua madre alla scuola dove lavorava come bidella, Nada prese la sua bicicletta e si recò nello studio di Soracco. Alle 9 del mattino qualcuno citofonò. La giovane segretaria presumibilmente pensò che fosse un cliente, invece era il suo assassino.
Fu colpita alle spalle da qualcuno che conosceva bene il luogo. La ragazza fu tramortita con un pugno al volto e poi colpita ripetutamente con un oggetto appuntito, subendo 15 colpi alla testa e al pube. L'arma usata nell'omicidio non è mai stata ritrovata. Soracco fu il primo a scoprire il corpo esanime di Nada. «La mia segretaria si è sentita male ed è caduta», disse al centralino del 112. Tuttavia la verità era ben diversa e ancor più spaventosa.